persone lo ha fatto. Gli esperimenti che ci accingiamo a compiere questa volta sarà di riconoscere la diversa intensità di un profumo. In che cosa consiste l'esperimento? Nei tre becher che abbiamo qua è stato messo un profumo in concentrazioni diverse insieme a dell'acqua. I tre becher sono stati numerati dall'1 al 3 e noi dovremo scoprire in quale becher il profumo è contenuto con un'intensità lieve, quale media e quale invece forte. Allora, chiediamo a Loris di annusare i tre contenitori e senza dirci nulla allora, aspetta a dare una risposta, hai sentito i tre profumi e nella tua mente dovrai dire quale è il lieve, il medio e il forte. Andiamo un secondo da Aya. Bicchierino numero 1, bicchierino numero 2 e 3. Ok, allora, tutti avete annusato i tre becher, quindi dovreste essere in grado di dirmi dove il profumo è in concentrazione minore e dove è in concentrazione maggiore. Loris, secondo te, in quale dei tre becher il profumo è in concentrazione minore? Nel numero uno. Andiamo da Aya, in quale degli, di questi secondo te è in concentrazione media? Elena, quale concentrazione forte? I compagni che hanno accusato successivamente concordano con i fasci? Sì. Ok, allora, è vero, qua c'è soltanto 10 gocce di profumo, in questo il profumo è stato raddoppiato